riusciremo a provare la legge di Archimede, il principio di Archimede, che afferma che un fluido esercita su un corpo immerso in esso una spinta che tende a spingerlo verso l'alto, definita spinta idrostatica. Ciò di cui necessitiamo, ci serviremo per provare questo esperimento, sono un dinamometro, che sarebbe un apparecchio con una molla che serve a calcolare la forza peso dei corpi che appoggiamo sul gancio, un supporto per mantenere il dinamometro, un cilindro graduato riempito per tre quarti d'acqua. Adesso andiamo a misurare la forza peso di un corpo fuori dal fluido ed è di circa 2 newton. Se andiamo a porre poi il corpo nel fluido, vedremo che la sua forza peso è di circa 1,8. Per calcolare la spinta idrostatica faremo la differenza tra il peso di prima, che è di 2 newton, e quello di adesso, 1,8. Quindi 2 meno 1,8 è uguale a 0,2 newton e questa sarà la spinta idrostatica. Attraverso questo esperimento riusciremo a provare che ogni liquido ha una densità diversa e questo è molto importante anche per il galleggiamento. Ciò di cui ci serviremo, necessitiamo solo un cilindro graduato e tre liquidi, l'acqua, l'olio e l'alcol. Questi ultimi si sono disposti in questo modo perché ognuno ha una densità diversa. L'acqua ha una densità maggiore dell'olio e dell'alcol, perciò si posiziona alla base, ovvero a parità di volume ha una massa maggiore degli altri liquidi. Poi l'olio ha una densità, una via di mezzo tra quella dell'alcol e dell'acqua, perciò si posiziona nella parte intermedia. E infine l'alcol ha una densità minore, ovvero a parità di volume ha una massa minore degli altri liquidi e perciò si posiziona nella parte superiore. Questo è il principio dei vasi comunicanti, ovvero che immergendo un liquido dentro di essi, l'acqua colorata si disporrà allo stesso punto in ogni vaso. Ora prepareremo un vetrino per osservare al microscopio le cellule di una cipolla. Ci serviranno una pizzetta per rimuovere la pellicina della cipolla, che andremo a appoggiare sul vetrino porta oggetti. Se ovviamente si appoggia. Ci servirà anche una pipetta, che andremo a immergere nell'acqua per prendere almeno una goccia, tanto serve poco. Ok, adesso dobbiamo appoggiare sopra il vetrino coprioggetti e adesso al microscopio vedremo la cellula della cipolla. Attraverso questo esperimento riusciremo a provare la propagazione del suono e la risonanza. Ciò di cui ci serviremo sono i diapason, strumenti che una volta percorsi producono un suono. Se questi ultimi sono a frequenza simile, una volta percorso il primo e bloccato il suo suono, questo verrà ripreso dal secondo. E come visto, le onde sonore vanno a spostare e a far vibrare le palline di carta stagnola. Se invece i due diapason hanno frequenza diversa, e ciò è resa possibile dai morsetti che appunto hanno lo scopo di cambiare la frequenza, il suono prodotto dal primo non verrà ripreso dal secondo e quindi le palline di carta stagnola non si muoveranno. Infine abbiamo l'ultimo caso dove tutti e due i diapason hanno frequenza diversa come quello precedente, soltanto che li andiamo a percuotere tutti e due allo stesso momento e troveremo due suoni sovrapposti e quindi da una frequenza bassa arriveremo ad una alta e si alterneranno. Un campo magnetico in movimento genera corrente elettrica. Questo si può provare attraverso l'esperimento di Faraday. Faraday ha posto in un campo magnetico una calamita avvolta da un solenoide e attraverso dei fili l'ha collegata ad una manopola. Infatti, se noi giriamo questa manopola, girerà anche la calamita e si accenderanno due LED a prova del passaggio di corrente. Inoltre possiamo anche misurare la tensione attraverso dei cavetti che vengono collegati al sistema. E il voltometro, che è uno strumento che misura la differenza di potenziale, misurerà appunto la tensione che c'è nel sistema.
Grazie a questo strumento riusciremo a calcolare la costante elastica di una molla, ovvero la capacità di deformarsi o di allungamento della molla. Ciò di cui necessitiamo sono un supporto dove è posto un righello graduato che ci servirà per calcolare la costante elastica. Questa la riusciamo appunto a misurare attraverso la legge di Hooke, che afferma che bisogna fare il rapporto tra la forza peso e l'allungamento della molla. Questo è il cuore, che fa parte del gruppo dei muscoli striati profondi. Quest'ultimo è involontario ed è l'unico di questo gruppo che sfugge al nostro controllo, perché gli altri sono tutti volontari. Qui troviamo anche le arterie, che sono più chiare rispetto alle vene perché trasportano sangue ossigenato, ovvero pieno di ossigeno. E poi abbiamo le vene, che invece sono più scure perché trasportano sangue venoso, ovvero con anidride, che trasportano sangue venoso, ovvero con anidride carbonica, che successivamente viene espulsa perché nociva per noi. Osserviamo il sistema scheletrico, in particolare nella parte superiore la gabbia toracica, formata da 12 paia di costole legate dallo stemma e due fluttuanti. Poi nella parte posteriore troviamo le scapole e la colonna vertebrale, formata da circa da 33 vertebre unite che formano il canale vertebrale. Al cui interno troviamo il midollo.